Uno dei miei più grandi privilegi come cyborg è di poter decidere se avere accesso o meno alla sfera sonora, accendendo e spegnendo le protesi acustiche che utilizzo. Devo precisare che anche quando vivo senza protesi acustiche, tutta scusate, la mia soggettività, costruita sulla memoria e l'esperienza sonora ottenuta attraverso la parte non biologica del mio corpo, non mi abbandona. Vi sembrerà contraddittorio, ma difatti la mia esistenza cyborg non si può spegnere. Del resto, non è una condizione dalla quale mi voglio liberare o separare. Anzi, la consapevolezza di essere un organismo biologico integrato con un dispositivo e le conseguenze soggettive che questo comporta all'interno di una società udente, con tutte le piccole battaglie quotidiane, di cui spesso nemmeno io sono del tutto consapevole, mi ha dato accesso a una critica della società in cui sono cresciuto. Per questo vi leggo un altro breve estratto, sempre di Paul Beatriz Preciado. Dobbiamo liberare le forze produttive del desiderio dalla prigionia coloniale eterosessuale capitalista. Il desiderio è già una protesi macchinica che ha preso certi organi come siti naturalizzati di produzione libidica in eccedenza. Se l'operaismo afferma che il surplus, il valore aggiunto nella produzione e nello sviluppo della potenzialità costituita dall'appropriazione del capitale fisso, deriva essenzialmente dalla cooperazione sociale produttiva, noi affermiamo che il surplus sessuale deriva dalla cooperazione sociale sessuale, dalla produzione collettiva del desiderio. L'unico sesso interessante è il sesso alieno, cioè il divenire altro dal tuo stesso sesso, l'investimento di un desiderio ancora conosciuto a te come oggetto incarnato. Il fallimento della sinistra sta nella sua incapacità di ridefinire la sovranità in termini diversi dalla relazione con il corpo occidentale. Bianco, biomaschio, patriarcale. L'unica via alla mutazione globale oggi è la costruzione di un comunismo somatico planetario, un comunismo di tutti i corpi viventi dentro e insieme alla Terra. Con la distinzione tra produzione e riproduzione, naturalizzata come maschile e femminile rispettivamente, al centro della divisione del lavoro, all'interno del moderno capitalismo coloniale eterosessuale, la nuova organizzazione politica del lavoro non può essere realizzata senza una nuova organizzazione politica del sesso e della sessualità. Spesso, amici udente, mi hanno ricordato quanto sia fortunato potermi risparmiare un sacco di rumori, scherzando, e per buona parte li condivido. Questa libertà di arbitrio sul mio accesso alla sfera sonora in realtà si scontra con un appuntamento quinquennale, salvo imprevisti, durante il quale devo sostituire le protesi acustiche, che essendo dispositivi analogici prima, ibridi digitali poi, si usurano. Ogni volta ricevo una protesi macchinica che proietta in un nuovo mondo sonoro, in cui devo riconoscere tutte le corrispondenze mnemoniche precedenti, perché vi posso assicurare che nessuna macchinetta è identica a un'altra, nemmeno se dello stesso modello e serie. Immagino che il mio entusiasmo per il rumore, per tutta questa preziosa sovrabbondanza di segnale, sia in parte legata al mio bisogno di un ricco catalogo sonoro, abbastanza ampio e variegato da permettermi di sopravvivere nella società udente. Mi preme una precisazione. Non ho nessuna intenzione di offrire un buon pretesto a posizioni audiste, sentenziando che chi non può avere accesso al rumore è necessariamente escluso da questo contesto sociale. Al contrario, mi preme che portiate con voi la consapevolezza di quanto questa nostra società bianca e patriarcale rifiuta e marginalizza, crea barriere di ogni tipo per chiunque non sia conforme, normativo, all'interno delle sue logiche di produzione capitalista. È questa società occidentale a doversi chiedere se un sistema egalitario nei confronti di tutti i corpi queer, nere, colonizzate, femminile, disabile.
Il mio potere di arbitrio sulla soglia rumore-silenzio, come avete capito, è piuttosto labile. Se poi pensate che medici e tecniche che mettono a punto le mie protesi acustiche sono tutte udente e attrezzate di nemmeno troppo precisi grafici, misurano la risposta dei dispositivi che mi stanno consegnando, forse converrete che il mio potere di agire sul rumore è davvero limitato. Del resto, ho sempre più l'impressione che anche il controllo sul rumore esercitato dall'udente all'interno di questo sistema sociale non sia particolarmente efficace. Il rumore, nelle sue infinite gradazioni di assenza e presenza, è a tutti gli effetti un efficacissimo strumento di esercizio di biopotere, un regime ampiamente descritto da Foucault, all'interno del quale la vita ed i suoi meccanismi sono accuratamente pianificati e successivamente trasformati in beni di consumo. Il biopotere si coagula intorno a due poli distinti all'inizio dell'età classica. Un polo è la specie umana. Per la prima volta nella storia, le categorie scientifiche, piuttosto che quelle giuridiche, diventano oggetto di attenzione e intervento politico, sistematico e sostenuto. L'altro polo del biopotere è il corpo umano. Il corpo, affrontato non direttamente nella sua dimensione biologica, ma come oggetto da manipolare e controllare. Un nuovo insieme di operazioni, di procedure, quei legami di conoscenza e potere che Foucault chiama tecnologie, si uniscono intorno all'oggettivazione del corpo, trasformando la tecnologia disciplinare che Foucault analizza in dettaglio in sorvegliare e punire. Lo scopo della tecnologia disciplinare, qualunque sia la sua forma istituzionale, ed è sorta in un gran numero di ambienti diversi, come laboratori, scuole, prigioni e ospedali, è quello di forgiare un corpo docile che possa essere sottoposto, usato, trasformato e migliorato. Questo viene fatto in modi diversi, correlati, attraverso esercitazione e addestramento del corpo, attraverso la standardizzazione delle azioni nel tempo e attraverso il controllo dello spazio. La disciplina procede da un'organizzazione degli individui nello spazio e richiede una specifica recinzione dello spazio. Una volta stabilita, questa griglia permette la distribuzione sicura degli individui che devono essere disciplinati e controllati. In una fabbrica la procedura facilita la produttività, in una scuola assicura un comportamento ordinato, in una città riduce il rischio di folle pericolose o di malattie epidemiche. In generale, la dimensione acustica del rumore, compreso nella forma più elementare di una pressione sonora disturbante che penetra il nostro orecchio raggiungendo il timpano, una delle interfacce più delicate e sensibili del nostro corpo verso l'esterno, è già nella mia descrizione una fisica pervasiva, invisibile e difficile da codificare all'interno delle nostre convenzioni linguistiche. Ho estratto alcune parti di un paper di Tom Kohut, scrittore, curatore e critico canadese, dal titolo Noise Pollution and the Ecopolitics of Sound, Toxicity, Nature and Culture in the Contemporary Soundscape, pubblicato dall'MIT nel dicembre 2015. Nel 1978 l'ex United States Surgeon General, dottor William Stewart, affermò che chiamare il rumore un fastidio è come chiamare lo smog un inconveniente. Il rumore deve essere considerato un pericolo per la salute delle persone ovunque. Come per lo smog, il rumore è una tossina ambientale misurabile in gradi di effetti nocivi e correlata alla vita urbana, anche se in modi che sono difficili da mettere in relazione in termini di causalità diretta. Il rumore è semplicemente lì, qualcosa di deleterio per la salute, ma almeno per gli abitanti della città in gran parte inevitabile. Il paragone del rumore con lo smog è istruttivo, dato che suoni e odori nocivi sono spesso collegati. Proprio come il fetore, anche il rumore
era considerato una minaccia per l'ordine sociale. Se il fetore fu associato simbolicamente alle profondità dell'inferno, il rumore fu caratterizzato come un baccano infernale. Le élite sociali non solo consideravano le classi inferiori insensibili all'odore e agli odori bestiali, ma anche indifese al rumore. Come la differenza tra un profumo piacevole e un fetore empio, la differenza tra un suono melodioso e un rumore è una differenza sociale. Loro sono puzzolenti e rumorosi, mentre noi siamo puliti e silenziosi. Tuttavia, c'è un'altra caratteristica che accomuna l'odore e il rumore. In particolare, la difficoltà di determinare la fonte e la concomitante difficoltà di farlo sparire. La storia della regolamentazione del rumore è una tragica storia di circostanze che travolgono i tentativi di gestirle. Oggi abbiamo a disposizione una letteratura ampia, di questo si è parlato molto anche nell'ambito dei big data, che indaga la relazione tra tessuto sociale, conformazione urbana e intensità del rumore, scandagliandone le implicazioni economiche e reddituali. Curiosamente, gran parte di queste analisi sono state prodotte organizzando dati estremamente rumorosi, con investigazioni oggi accessibili grazie alla capacità computazionale di cui disponiamo, e non solo. Nel 2017, alcuni ricercatori del Charité University Hospital di Berlino hanno portato avanti uno studio per dimostrare la correlazione tra il vivere in città rumorose e la perdita progressiva dell'udito. Un lavoro che ha compreso oltre 200.000 test dell'udito in 50 città internazionali. Questi dati, secondo lo studio, sono comunque stati combinati con quelli pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'inquinamento acustico. I risultati hanno portato a numeri preoccupanti. Secondo lo studio, il 64% dei partecipanti è risultato positivo alla perdita di udito per condizioni ambientali, perché vivevano in città troppo rumorose. Mi piace condividere con voi la top 5 delle città con il più alto tasso di inquinamento acustico. Al quinto posto Istanbul, Turchia. Al quarto posto Mumbai, India. Al terzo posto il Cairo, Egitto. Al secondo posto Delhi, India. Al primo posto Guangzhou, Cina. Mi sento poco rappresentato nella top 5. Ho aggiunto la top 5 delle città più silenziose. Al quinto posto Stoccolma, Svezia. Al quarto posto Monaco, Germania. Al terzo posto Oslo, Norvegia. Al secondo posto Vienna, Austria. Al primo posto Zurigo, Svizzera. Personalmente, io ho sviluppato un certo interesse, forse per via dell'abitudine ad accendere e spegnere le protesi acustiche, per esperienze che destabilizzano le convenzioni sensoriali, e questa è una cosa che cerco di incorporare spesso nel mio lavoro. Nel mio quotidiano, entrare ed uscire dalla sfera sonora, mi ha relazionato con una tipologia di rumore estremamente interessante per la schiera di appassionati sostenitori e altrettanti detrattori che ha alimentato. Il crepitio dei dischi di vinile tra polvere e grappi, il rumore che ne disturba e caratterizza le peculiarità sonore con una patina unica. Mi perdonerete per l'ovvietà dell'esempio, ma credo che meriti una pur rapida riflessione, proprio per la popolarità e la fortunatissima longevità tecnologica. Personalmente amo del vinile la qualità cimatica, il cui solco sul disco, con i visibili silenzi ed il rumore di scintillanti granelli di polvere, piccolissimi graffietti, sembra sempre di poter toccare i suoni che sono registrati. La riflessione che vorrei condividere con voi riguarda il significato delle imperfezioni di registrazione di alcuni fonogrammi conservati al Berliner Phonogram Archive e recentemente restituiti con un eccezionale lavoro collettivo dall'artista e compositore Sach Hoyt, discendente del popolo afro-giamaicano e attualmente residente a Berlino.
SACHOIT ha iniziato il progetto Afro Sonic Mapping, che è stato una mostra alla Haus der Kultur in den Welt e sarà a Berlino e sarà anche un libro per i tipi di Archive Books. Lavorando con i fonogrammi raccolti dagli antropologi Leo Freubiens, Norcott Thomas e Carl Eduard Lamann, tra gli altri, durante i loro viaggi separati nell'Africa centrale e occidentale tra il 1890 e il 1907. Parte di questo materiale è stato registrato nell'area attualmente conosciuta come Repubblica Democratica del Congo Angola. Scrive Sach sul suo blog. Mentre percorro questo viaggio, avrò copie di questa musica insieme ad altre prime registrazioni sul campo e mi metterò in contatto con musicisti intergenerazionali, accademici e creatori di cultura per rivisitare e decodificare l'essenza di queste registrazioni, I modelli ritmici sono di primario interesse. Questo viaggio dimostrerà che questi stessi battiti sono impiegati in vari generi musicali attuali. In tutta la diaspora africana transnazionale e in molti stili di musica popolare a livello globale. Le registrazioni fonografiche saranno una fonte di ispirazione nel processo di creazione di nuova musica con musicisti tradizionali, come Chom e Mubundu, così come musicisti Kurduru contemporanei. Questo processo di connessione, analisi e performance sarà ripetuto in ognuno dei luoghi che saranno visitati in questo primo Afro Sonic Mapping, cioè Luanda, Salvador de Bahia e Lisbona. La ricerca mira a rivelare i modelli migratori eterni di questi codici musicali prima della tratta atlantica come fenomeno ciclico. Vorrei avvicinarmi un po' più rapidamente alla conclusione per non stancarvi, anche per lasciare contro al programma un piccolo spazio di riflessione comune, anche se mi dicono di no. Il progetto traccia il movimento che Sach descrive come eterna migrazione del significante afrosonico e reagisce alla violenza coloniale e tecnologica perpetrate durante queste acquisizioni. Spiego meglio. Le registrazioni sono rumorose, molto oltre le loro caratteristiche sonore di quelle che potevano essere le esecuzioni originali. I ritmi delle percussioni lasciano ampio spazio agli artefatti del dispositivo tecnologico utilizzato e all'usura dei supporti di registrazione. I crepiti del vinile, quella patina spesso apprezzata in questo contesto, diventano presenza sonora di una violenza sistemica perpetrata ai danni di rituali ed esecuzioni sacre nella cultura di appartenenza. Ovviamente non mi riferisco solo alla pessima qualità di registrazione, ma soprattutto alla violenza tecnica ed estrattiva operata, obbligando gli esecutori all'isolamento, tolti dal contesto corale in cui erano soliti operare, per inquadrarli nelle esigenze del dispositivo in assurdo tentativo di dettagliare con scrupolosità enciclopedica la sonorità, o sarebbe più appropriato dire il rimasuglio sonoro registrato dal fonografo, assai limitato nelle sue capacità pionieristiche e rudimentali. Il fonogramma diventa un dispositivo di controllo fortissimo, isola l'esecutore e l'esecuzione dal contesto, intrappola lo strumento musicale, il suono e la mitologia che gli appartiene. Accendere e spegnere il fonogramma non è un esercizio dissimile dal mio accendere e spegnere le protesi acustiche. È la manifestazione misurabile di un controllo biopolitico sull'accesso al rumore, anzitutto nelle sue manifestazioni sonora, ma soprattutto nelle sue propaggini culturali, simboliche e di significato. Ovviamente non voglio paragonare secoli di oppressione coloniale all'audismo e abilismo che i sordi affrontano quotidianamente. Semplicemente vorrei invitare ad una lettura critica del rumore nella prospettiva biopolitica e con un approccio intersezionale,
per comprendere cosa può nascondersi tra l'apparente eleganza antica degli scricchioli di un vinile per soggettività che non possiamo normativizzare con il maschio bianco occidentale che ha voluto gli archivi coloniali per esercitare il proprio potere. Soprattutto ne approfitto per ringraziare Sach per averci offerto un esempio di una possibile metodologia di restituzione che ci permetta di ripensare dinamiche di potere violento sulle quali si fondano i nostri archivi coloniali. Concludo con un'altra citazione di Tony Cox. Vorrei chiudere questa riflessione sulla dimensione politica del rumore e sulla sua propagazione oltre la sfera acustica, condividendo con voi Torture Music Evil 16, Torture Music 2009-2011, un lavoro di videoarte ancora visibile per qualche giorno alla prima mostra monografica di Tony Cox in Italia, This is Theory, This is History, al Museo per l'Immaginazione Preventiva Macro di Roma. La mostra esplora il processo di campionatura che comunemente applicato alla codificazione della musica diventa per l'artista una metodologia praticata anche nei confronti dei testi e delle immagini. Il ciclo Evil Series di Cox, iniziato nel 2003, si pone l'obiettivo di esaminare nozioni contraddittorie di malvagità all'interno del discorso contemporaneo. Il video riproduce un articolo di Mustafa Bayourni intitolato Disco Inferno e pubblicato su The Nation nel 2005. Il giornalista fornisce una descrizione e un'analisi dettagliata di quelle tecniche di tortura che utilizzano il suono e traccia la loro inquietante evoluzione durante la guerra in Iraq, in quella che definisce Torture Music. L'articolo è accompagnato da estratti di musica pop, heavy metal e hip hop americana, impiegati dalle forze statunitensi per torturare gli iracheni e affermare così una nuova forma di imperialismo culturale durante la cosiddetta guerra al terrorismo. Yazir al-Kutai è un avvocato trentenne di Mosul, Iraq. Nel marzo del 2004, mentre indagava le accuse di tortura su civili iracheni da parte delle truppe statunitensi, Kutai è stato arrestato dall'esercito americano. I giornali descrivono come sia stato poi sottoposto alle stesse punizioni su cui indagava. Fu incappucciato, spogliato e infradiciato con acqua fredda. Fu picchiato da soldati americani che indossavano guanti, in modo da non lasciare segni permanenti. E fu lasciato in una stanza che i soldati chiamano scherzosamente The Disco. Un posto nel quale risuonava musica occidentale, a volume così alto che i suoi interrogatori erano, nelle parole di Kutai, costretti a parlarmi con un megafono posizionato vicino alle mie orecchie. Nel 1997, venendo a conoscenza del suo utilizzo abituale da parte di Israele, la Commissione contro la tortura delle Nazioni Unite ha esplicitamente qualificato la torture music come tortura e ne ha chiesto l'interdizione. L'avvocato Jonathan Pyle e la sua socia Susan Burke hanno intervistato numerosi iracheni nell'ambito di una class action contro soldati mercenari per il loro presunto ruolo in una serie di abusi sui iracheni. Riportavano che gli iracheni descrivono continuamente le stesse tipologie di tortura. Vengono incappucciati e ammanettati, chiusi in container, infradiciati con acqua fredda, sottoposti a luci stroboscopiche e una musica brutalmente assordante.
Io non ho altro da aggiungere, solamente vorrei precisare che la difficoltà che io in questo momento ho esercitato e subito in quest'ultima parte dell'intervento è una cosa che è parzialmente voluta. Il software col quale ho utilizzato il testo e il testo stampato di supporto volevano essere un dialogo tra due media completamente differenti, in cui il software genera costantemente questo noise visivo che potete vedere, che in un qualche modo è controllato, non è assolutamente randomico, nel senso volevo assicurarmi di avere una soglia di leggibilità sia per voi che per me. Questo perché appunto mi piaceva riflettere con voi su tutte queste soglie di accessibilità attraverso il rumore, il suono, la nitidezza del segnale e l'esperienza del segnale stesso e il divenire segnale. Vi ringrazio per la pazienza. Io se ci sono domande le prendo volentieri, se abbiamo ancora qualche secondo, oppure le lascio anche a condividere tra di voi se ci sono degli aspetti che non condividete. Credo che sia molto importante una riflessione, perché comunque siamo una comunità, non parlo per le persone collegate da casa perché non posso sapere chi si è connesso, però siamo una comunità bianca e ci sono tanti spunti sui quali ci dobbiamo confrontare. Grazie. Non voglio privarti della possibilità di avere una domanda, però abbiamo un tempo purtroppo limitato. Se ci fosse qualcuno, una, prendiamo una proprio, forse. E intanto visto che appunto purtroppo le persone devono fuggire, credo, ti ringrazio molto per aver introdotto questa dimensione che in fondo avevamo un po' dal programma estromesso, che era la dimensione rumore e potere, e l'hai fatto in modo estremamente efficace. Credo che naturalmente ci porterebbe a aprire a questo punto una grande discussione. Un'ultima parola, prego. Sì, grazie signor Cantoni, lei è stato brillante, brillantissimo direi. Io ho il coraggio di fargli una domanda filosofica, perché lei va nella filosofia, nell'umanità, nella socialità. Lei deve rispondermi sì o no e fare un commento molto molto stretto, senza fare tanto. Lei pensa che l'essere umano è destinato a sparire come i dinosauri che sentivano molto bene? Questa è la domanda a lei, grazie. Grazie della domanda. Io abitualmente preferisco il Saverio e darei abitualmente a tutti del tu per darci un'opportunità di chiedercelo molto spontaneamente se cosa succederà. Io sono ottimista, però dico no. Mi sembra che il tocco di ottimismo fosse quello di cui avevamo bisogno per ancora, come dire, condividere qualcosa di anche orientato in ottica appunto positiva, senza dimenticare la dimensione critica a cui siamo stati adesso sensibilizzati fortemente. Io ringrazio tutti i presenti, gli ascoltatori da casa, i relatori in particolare per questo loro grande sforzo di portare delle relazioni anche proprio costruite ad hoc per questo contesto. E ringrazio ancora una volta Michele e Gioele per l'assistenza tecnica, che hanno registrato tutto e tutto questo sarà poi messo in linea. Ancora grazie a tutti voi. Vi auguro un buon pomeriggio.